Ma non è una difesa che nega i problemi. Del resto, storie come quella di Catello Maresca, che ha una vita blindata come altri magistrati che sono impegnati quotidianamente contro la camorra, la testimonianza di chi non fa più il magistrato come me, perché è stato accoltellato dalla mafia che sta dentro le istituzioni e che oggi fa il sindaco camminando ogni giorno per strada e che vede i problemi e che potrebbe farne un elenco anche maggiore di quelli che fa Roberto Saviano. Però noi dobbiamo dire la verità, cioè la verità è che oggi Napoli si sta riscattando, la verità è che oggi Napoli è fatta di tanti giovani che ci stanno dando una grandissima mano per far rivivere attraverso la cultura, la partecipazione popolare, la gioia di vivere questa città. Questa città è fatta da una borghesia che si sta risvegliando, da ceti popolari che stanno riscattando le periferie della nostra città, è fatta da tanta umanità, è fatta anche dalla voglia di riscoprire un ruolo internazionale, è fatta anche di un livello e un numero di turisti che la città di Napoli nella sua storia non ha mai avuta, è fatta di piazze di spaccio che sono diventate la piazza della legalità. Se diciamo questo, che significa? Che noi neghiamo che ci sia la camorra? Ma chi mai lo può immaginare di dire? Però il problema è molto semplice e anche molto complesso. Napoli è una città complicata, per capirla la devi vivere. Napoli la devi vivere, ci devi stare ogni giorno, ci devi stare la mattina, il pomeriggio, la sera, la notte, ti devi mescolare tra la gente, devi vivere le cose belle e le cose brutte, devi ascoltare, devi vedere. Questo deve fare un intellettuale, deve calarsi nella realtà, altrimenti se ci limitiamo a fare i giudizi solo perché uno apre un giornale o si connette con internet e pensa di giudicare una città, fa un torto a se stesso. Quindi noi ci auguriamo, l'abbiamo detto tante volte, che Roberto Saviano possa venire tra di noi, possa rendersi conto che siamo persone intellettualmente oneste, cioè che non nascondiamo i problemi ma stiamo lavorando per cambiare la città e per costruire sempre più alternative per i nostri giovani. E sono contento che oggi anche altre persone così autorevoli come Catello Maresca e anche come Sandro Ruotolo abbiano fatto una riflessione onesta sulla città.